eccolo qua, lo vedete, lui si chiama Emanuele Di Maio, a cui diamo il benvenuto, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. È anche un uomo, è un uomo social, la sua pagina si chiama Professionista dell'Aiuto. Sì, infatti. Hai scelto questo nome perché ovviamente è inerente a ciò che fai. Ho scelto questo nome perché è essenzialmente quello che faccio. Io sono un assistente sociale da circa 9 anni, sono un assistente sociale che fa libera professione, cosa che si sente poco, che l'assistente sociale possa essere anche un libero professionista. E l'assistente sociale è definito proprio professionista dell'aiuto. In particolare io poi mi sono specializzato in counseling. Allora, vogliamo far capire una differenza magari tra la psicologia e il counseling, perché per esempio potrebbe essere una domanda, una curiosità che ha la gente. Sì, sicuramente, anche perché c'è parecchia confusione, bisogna anche rispettare i confini professionali. Beh, certo. E prima parlavi di ascolto in riferimento all'area social. In realtà l'ascolto è una delle prerogative principali di un counselor, di un professionista dell'aiuto. E un ascolto attivo, come si suol dire, un ascolto partecipato, che non sia soltanto un sentire passivo, ma che restituisca al cliente, perché nel counseling non si parla di paziente, perché c'è assenza di patologia, quindi questa potrebbe essere una delle prime differenze tra la psicologia, la psicoterapia e il counseling. Sicuramente nel counseling non si tratta patologia, quindi quando dovessi ravvisare una patologia in uno dei miei clienti, io invio a uno dei miei colleghi dell'ambito più specifico. Come si diventa counselor? Allora, in realtà oggi, in realtà dal 2013 c'è una legge che disciplina le professioni che non hanno un albo professionale di riferimento. Io, essendo un professionista iscritto all'albo degli assistenti sociali, ho la possibilità di esercitare la professione di assistente sociale e quindi anche di counselor a prescindere da un titolo specifico. In realtà oggi anche un diplomato in una materia non umanistica potrebbe seguire un percorso biennale, triennale di counseling e iscriversi al relativo registro. Io ho seguito un percorso particolare di counseling e sono un counselor cristiano. Questa è una particolarità del counseling, in quanto è un approccio che fa riferimento ai valori etici e morali del cristianesimo. Bene. Allora, dato che hai una pagina importante, insomma, sul web ci sei e come, ricordiamo Emanuele Di Maio, la pagina è Professionista dell'Aiuto e possiamo anche dare un numero di telefono alla fine di questa intervista per contattarlo. Puoi dire ciò che vuoi agli ascoltatori della notte di Radio Radio e alla gente che ti guarda per chiudere, insomma, la presentazione della tua professione, insomma, di ciò che fai. Sì, sicuramente mi fa piacere sottolineare il fatto che avere un problema non significa necessariamente avere una patologia. Spesso veniamo etichettati da vari professionisti, quando in realtà alcuni problemi della nostra vita hanno a che fare con la quotidianità, con quello che qualsiasi essere umano vive nella propria vita. Ci sono alcuni che riescono a fronteggiare autonomamente in ogni fase della propria vita i propri problemi, ci sono altri che invece hanno bisogno di un aiuto, di un accompagnamento, ed è proprio quello che faccio con i miei clienti: accompagnarli in un periodo particolare della loro vita al fine di renderli autonomi. Infatti si suol dire nell'ambito del counseling che un bravo counselor è tale quando perde i propri clienti, perché in realtà l'obiettivo è l'autonomia dei propri clienti, in modo tale che al prossimo problema possano essere in grado di fronteggiarlo e risolverlo da solo. Bene, tu sei immerso nella notte di Radio Radio e nei nostri 20.000 follower. Emanuele Di Maio, counselor La Zona, Colle Salario, se volete insomma andare presso la sua sede, Professionista dell'Aiuto, invece la sede social. Per intenderci, il numero per contattarlo, anche se volete condividerlo, se avete già avuto un'esperienza con lui, 349-500-8938, lo ripeto, 349-500-8938. Emanuele Di Maio, io ti ringrazio, in bocca al lupo per la tua professione. Grazie a voi.